Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 38esimo episodio per la nostra serie di Nero Automata. In questo video finalmente attraverseremo il ponte di legno di fronte a noi che si trova nei pressi del villaggio di Pascal, così da poter affrontare nuove sessioni della trama principale. Quindi gambe in spalla e si comincia. Ed è così che siamo giunti in un'area conosciuta anche come centro commerciale. Mentre parliamo con 9S, approfittiamo di questo momento di tranquillità per ripulire completamente l'area del centro commerciale, quindi possiamo salire sulle scale mobili, ormai chiaramente ferme e semidistrutte, per raggiungere l'esca per animali qui nella cassetta. Cerchiamo tutti i droppini in giallo da raccogliere a terra e poi avanziamo ancora all'interno di questo nuovo livello e nuova ambientazione. Esplorando anche questa nuova area ci imbattiamo nella solita cassetta che non possiamo aprire con 2B, quindi magari ce la teniamo a mente per un futuro, ma per ora non gli diamo troppa importanza. Raggiungiamo il cancellone chiuso qui davanti e... Non ci resta altro che tornare sui nostri passi, proprio perché l'area è totalmente chiusa. Ma anche il cancello alle nostre spalle dal quale siamo entrati si è chiuso allo stesso modo. E il pod ci avvisa. È così che cadiamo in un'imboscata e veniamo attaccate da 4 biomacchine di dimensioni medie di livello 19-20. E qui è veramente molto semplice, possiamo combinare i soliti attacchi corpo a corpo in combo veloce con combo pesanti, possiamo utilizzare il pod o tutto quello che ci risulta più comodo. Possiamo combattere in velocità con il set di armi calibrate per l'appunto per la rapidità di utilizzo, oppure semplicemente lancia più spada corta, cioè le armi calibro 40, per poter stordire più velocemente i nemici. Una volta eliminati tutti, quest'ultima, nonostante è morta, tenterà di fuggire. E dopo questo incontro abbastanza singolare, chiaramente la via d'uscita per avanzare anche e per arrivare all'interno della foresta ora si è aperta e quindi non ci resta altro che attraversare la grata semidistrutta e quindi vedere che cosa ci attende. Ed è così che abbiamo raggiunto una nuova location conosciuta come foresta. Di qui la prima minaccia chiaramente è costituita da questo plotone di biomacchine guidate da una specie di comandante, di capogruppo. Quindi possiamo utilizzare anche le bombe del Pod C A130 come programma ed eliminarne chiaramente la gran parte. Avete visto come c'è stato veramente un massacro di gruppo e sono morte tutte quante, quindi in base anche al tipo di nemico e a come si presenta, il Pod C con il programma bomba A130 potrebbe essere anche meglio rispetto all'utilizzo dell'altro pod con laser, quindi... Vediamo che anche in base alle situazioni la nostra tattica e strategia a distanza può comunque cambiare ed essere totalmente efficace. Continuiamo ancora ad avanzare e raggiungiamo il puntino rosso che rappresenta un nuovo punto d'accesso qui nella zona della foresta.
Di qui in avanti un'altra info che posso darvi molto pratica e veloce, che potremmo, anche se non è detto, ma potremmo incontrare ogni tanto dei cinghiali o delle alci di colore bianco. Queste ultime chiaramente sono abbastanza rare, quindi sono degli esemplari più unici che rari, versioni albine di animali che già conosciamo e che una volta uccisi potranno però dropparci l'oggetto unico chiamato come cinghiale bianco o alce bianca, cioè la loro pelle versione bianca, che a differenza di quella più comune è estremamente più di valore anche nel venderla ai vari mercanti, nei vari negozietti, accampamenti eccetera. Quindi se una pelle base vale grosso modo sui 500, una pelle bianca può valere sui 15.000. Quindi ogni volta che ce n'è l'occasione, ragazzi, vi invito sempre a massacrare cinghiali o alci bianche. Fatto anche questo, sblocchiamo quest'altro punto d'accesso e continuiamo ad avanzare all'interno di questo nuovo level design. Continuiamo sempre a costeggiare il perimetro della mappa senza andare mai troppo all'interno e ci imbatteremo in quest'altro secondo gruppetto di biomacchine. Stessa cosa fatta col primo, mattanza totale con le bombe e le eliminiamo molto in fretta. Ovviamente una volta sterminati tutti i nemici, approfittiamo anche di un attimo di tranquillità per ripulire tutti i drop da terra, così come soldi, chip, eventualmente drop, oggetti così. Eliminiamo anche l'ultimo, non sarà assolutamente un ostacolo, infatti è già andato. E continuiamo ancora ad avanzare. So che sulla sinistra è ben visibile un obiettivo di una probabile attività secondaria, però per il momento facciamo finta di nulla e continuiamo ancora ad avanzare. Quindi in questo video diamo precedenza all'esplorazione parziale di quest'area e all'avanzamento di alcune sessioni di trama. Andando ancora avanti c'è il terzo gruppetto di biomacchine. Queste un pochettino meglio equipaggiate rispetto alle precedenti e sicuramente un pochino più pericolose. Chiaramente possiamo approfittare anche dei missili del pod C per poter fare un po' più di danno sia al singolo che a zona. Una volta fatta piazza pulita, anche in questo caso recuperiamo tutti i droppini da terra. Chissà che magari non troviamo qualche chip discreto, anche se anticatena non mi piacciono molto, non li trovo un granché. Ed arrivata in quest'area, così come anche in una precedente e poi in una successiva, possiamo comunque dedicarci alla pesca. Qui è importante pescare per recuperare un pesce in particolare che si chiama arowana e che credo sia possibile recuperare solo in questa zona. E questo è del tutto nuovo, ragazzi, ed è un carpa pelosa. Mai vista in vita mia. Ok. Un'altra info utile e interessante che posso anche darvi è che in quest'area di pesca, oltre alla ruana che stiamo cercando, è possibile recuperare anche un altro tipo di pesce, che in realtà abbiamo già pescato al ponte del Luna Park. Quindi se l'avete mancato o se magari non vi è capitato, sappiate che anche qui si può prendere l'arapaima meccanico. E finalmente, dopo diversi tentativi, abbiamo preso anche l'arowana. Quindi molto velocemente vi vado su Info Etiopedia. Siamo già al 48% e con questa sessione di pesca abbiamo preso appunto l'arowana e la carpa pelosa. Bruttissima, ma comunque estremamente particolare e rara. Ad esplorare continuiamo ancora ad andare avanti. Ci prendiamo sempre i vari droppini, che non sono nulla di che per quanto valore, ma sempre meglio in tasca a noi che non lasciarli lì fermi come stanno. Riutilizziamo ancora il pod C, che a breve farà parecchio comodo. Ci andiamo a prendere l'altro oggettino qui e prepariamo ad attaccare l'ennesimo plotone di biomacchine, che avrete già capito che in questa zona sono, come vedete già, esteticamente diverse dalle altre, che per l'appunto procedono in gruppo come se fossero un piccolo esercito. Quindi hanno comunque sia un'ottima organizzazione rispetto anche alle biomacchine già viste in precedenza, tipo in aree come il deserto e rovine città, dove sono un pochettino più autonome e più indipendenti e dove sono meno organizzate
e meno tatticamente ben disposte, quindi qui c'è anche la difficoltà in più che bisogna capire quale attaccare prima, tenerle tutte sott'occhio e decidere anche di comportarsi nella maniera più efficace possibile. Il programma a 130 bombe è qualcosa di osceno, l'abbiamo visto anche adesso, che è fortissimo in alcune situazioni. Mi ha preso anche Lega di Titanio, quindi una gran bella botta di fortuna. E altri chip misti. Di qui continuiamo ancora ad avanzare, chiaramente attraversiamo il ponte di pietra di fronte a noi e raggiungiamo l'altra parte di questa grande cascata. Di qui chiaramente, se vi servono delle pelli di animali per qualsivoglia potenziamento, per fare scorto o altro, ci sono diverse occasioni. Infatti ci sono quattro cinghiali qui all'ingresso di quest'area un po' più ampia e qui un pochino più nascosta, altri 5 o 6 tra cinghiali ed alci, quindi mattanza assoluta se vi dovesse servire qualche materiale in particolare di questo tipo di creature. Terminata anche questa operazione, continuiamo ancora ad avanzare lungo quest'area abbastanza ampia, con questa sorta di edifici che fanno anche un po' da archi di passaggio fino all'altra estremità, e arrivando qui in alto a destra la telecamera si fissa, puntando chiaramente lo stormo di uccelli. Per quanto riguarda il raggio in fondo, riguardava la missione secondaria Inventore Svitato, quindi può anche non esserci. E di qui arrivano questi tre nemici, quindi il mio consiglio è di focalizzarsi innanzitutto e concentrare ogni attacco e sforzo su quelli piccolini di livello 23. Stare attenti all'attacco che fa a zona questo qui più grande quando salta. Tanto per ora solo questo attacco qui. E chiaramente una volta sconfitti passare con il pod a mitraglietta e sparare alle gambe, quelle elettrificate, perché così facendo abbatteremo la componente elettrica. Fatto questo passiamo al set di armi più rapide e veloci ed efficaci e lo gonfiamo di botte, nulla di più. E mentre possiamo anche caricare il pod se serve, ma già vedete che con un paio di combo ben fatte il nemico va immediatamente KO. Abbiamo fatto anche il 24esimo level up. Ci prendiamo tutti i droppini da terra. E prima di avanzare verso il ponte in roccia sulla destra che vedete già a fondo schermo, ce ne andiamo sulla sinistra. Per carità, il percorso che stiamo per fare adesso non ci porterà nulla di particolarmente importante o di valore, però io ve lo mostro lo stesso, anche perché c'è una cosa carina che possiamo comunque fare qui. Quindi avanziamo con un paio di saltelli, qualche scattino in avanti per accorciare le distanze dalla prossima piattaforma. Continuiamo ad andare avanti, abbassiamo sempre la telecamera per avere una buona visuale di dove mettiamo i piedi. E raggiungiamo questa cassetta che per l'appunto non contiene cose particolarmente rare. Infatti c'è un cavo deformato, un circuito rotto e una chiave rotta. La cosa simpatica però è che da qui volendo si può comunque pescare. E c'è comunque qualcosa da prendere. Chiaramente non è semplice pescare qui perché è talmente tanto distante lo specchio d'acqua dalla nostra posizione che il pod è veramente piccolino. Infatti possiamo anche premere L3 per accendere la torcia e vederlo un pochino meglio quando affonda, cioè quando ha preso qualcosa. Per quanto riguarda chiaramente i pesci, sono grossomodo identici alla cascata precedente, non cambia nulla. Quindi in tutta la zona della foresta, grossomodo, i pesci sono sempre quelli che si possono andare a pescare. Fatto anche questo, ci facciamo la stradina al contrario. Cosa un pochettino meno semplice rispetto all'andata. E stavolta facciamo il percorso per raggiungere l'altro ponte. Quello che ci permetterà di arrivare a quel puntino rosso che vedete già sulla mappa, che è l'ennesimo punto d'accesso, che chiaramente andrà liberato dalle varie biomacchine che stanno tentando di distruggerlo, così che poi possiamo finalmente salvare la partita. E ci salutiamo anche per questo 38esimo episodio. Ed è proprio nei pressi, all'entrata del castello della foresta, che non mi resta altro da dirvi che
anche per il 38esimo episodio della nostra serie di Nero Automata, e tutto si conclude qui. Io come sempre, ragazzi, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!